procediamo all'accensione della macchina. Viene indicato la ricarica rimanente, residua. Attendiamo il warm up e l'attivazione del wifi. Eccolo qua, che inizia a lampeggiare. E nel nostro iPad procediamo all'abbinamento, andando nelle impostazioni, wifi, scegliendo la camera Matterport, e a questo punto la macchina è abbinata al nostro iPad e infatti l'icona non è più lampeggiante ma è fissa. A questo punto si procede all'apertura della app Capture e alla creazione di un nuovo progetto. Possiamo andare ad inserire i dati, indirizzo del nostro modello e procediamo all'apertura del nuovo progetto. La camera è pronta, non facciamo altro che premere il tasto di acquisizione e girare intorno alla camera. La scansione è stata eseguita in 20 secondi, la macchina trasmette le immagini scansionate all'iPad che crea l'allineamento in 5-10 secondi e cominciamo a intravedere la nostra area, la nostra superficie scansionata in anteprima a bassa risoluzione. Ora che abbiamo la panoramica del nostro spazio e i coni d'ombra, possiamo procedere a spostare il cavalletto e la macchina a distanza di 2 metri, 2 metri e mezzo. E si procede con una nuova scansione partendo dal il tasto di acquisizione sull'iPad. La macchina trasmette la seconda scansione all'iPad che in autonomia allineerà i due punti di scansione. Ecco qua, andando a coprire i coni d'ombra e così proseguiamo andando avanti. Se la nostra scansione è terminata, possiamo procedere a caricarla nel nostro cloud per avere il modello tridimensionale renderizzato con un tempo che varia dalle 2 ore fino alle 8 ore a seconda del numero di scansioni che abbiamo eseguito. Per fare questo processo basta scollegare la macchina e collegarla a una wifi, ritornare nell'app e premere il tasto upload. Nel momento in cui il progetto è stato caricato appare il simbolo con la nuvoletta e dobbiamo semplicemente attendere l'esito della renderizzazione che ci verrà comunicato via mail dal supporto di Matterport.